andate in direzione nord, vi siete persi. O siete solo un branco di stupidi? Fai ancora il cavalettista, Ah, ragazzi, quando c'era De Major a fare il tuo lavoro, non era così chiacchierone. Probabilmente perché non era nemmeno così nervoso, chissà. Sì, De Major preferiva una sagrissa e bla bla bla. Bla bla bla, che canzone? Sei finito? Sì. Bello, vi conviene prendere il prossimo treno e levarvi dal cazzo. Ma sì. Prima che vi spacchiamo il culo. Levatevi dai coglioni, imbecilli. Perché non cerchi di farti capire un po' meglio? Non siete certo una ferma che va per la maggiore, eh? Sembrate più una zavoscia. Lo vedi? Voi non capite le cose facili. Ma se siete in pena, non saremo certo noi a deludervi. Ma certo, non c'è più niente di noi. Nel calcio ci sono due grandi impostori, che sono la vittoria e sono la sconfitta. Se ci pensate, ci danno delle sensazioni opposte, incredibili. Si vince, si ha le stelle, si perde, si è nella sabbia. Si vince, si diventa degli eroi, si perde, diventiamo dei capri espiatori. Solo quando, a mio parere, riusciamo a capire che questi due grandi impostori non sono le due facce della moneta, ma sono la stessa faccia di questa medaglia, che stabilisco soltanto una regola, che è quella che ognuno di noi non si deve fare del male. Poi non aggiungo altro, perché tutti voi sapete cosa vuol dire farsi del male. La mia filosofia di allenatore si basa su tre capisaldi che ho applicato con dei ragazzini di 13-14 anni, come applico agli adulti. Secondo me non cambia niente. La prima è il lavoro sui difetti, e questa è la cosa più importante. Io il successo, la vittoria, la considero come salire su un albero, no? E i miei giocatori non li chiamo giocatori, ma li chiamo scoiattoli e tacchini. I tacchini sono i miei giocatori più scarsi, che anche se sono dei volatili giù, è duro, ragazzi, farli salire su un albero. Lo scoiattolo, il suo habitat è lassù in cima, e sono fuori classe, giocatori migliori. Però il mio compito è di portare anche i tacchini sull'albero per arrivare alla vittoria. E dobbiamo lavorare sia sugli scoiattoli che sui tacchini, anche se noi come allenatori spesso vorremmo lavorare solo con degli scoiattoli, e lavorare sui difetti, inquadrare il difetto, accettarlo e poi aggiustare il difetto. E soprattutto, ragazzi, sono i difetti che non riconosciamo che sono quelli più gravi da risolvere. Però dobbiamo sognare. Quando realizziamo un sogno, quando non lo realizziamo, dobbiamo fare un altro sogno. Dobbiamo continuare a sognare. Io devo essere questo tipo di allenatore per voi e per gli altri ragazzi che mi hanno avuto. E dove la cosa più importante, la chiave di accesso di tutto, è il viaggio. Sempre devi avere in mente Itaca, che raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio tu metta piede sull'isola, ricco dei tesori, accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai saggio, per tutta la tua esperienza addosso, già tu ora avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Questo credo che debba essere il mio messaggio che devo trasmettere ai ragazzi, che è quello di essere un allenatore che vi deve allenare a fare un viaggio. Sia che si vinca, sia che si perda, ricordiamoci che siamo degli uomini. E questo, secondo me, è la cosa più importante, al di là, ripeto, di questi due grandi impostori, che sono la sconfitta e che sono la vittoria.
e William Boselli invece è un ragazzo nato nel 1963. William ha solo 18 anni, scopre di avere un angioma midollo, poi il suo corpo inciampa nell'immobilità, lasciando la mente in continuo movimento. È completamente paralizzato e muove la testa. Il mitico William ha scritto questo libro, Il ballerino nell'albero, e dice il ragazzo: per 2 anni ho finto di stare bene per quelli che mi sono a fianco, poi ho finalmente realizzato che se stavo bene io sarebbero stati bene tutti. Ogni gesto che compio silenziosamente resta racchiuso all'interno del mio corpo. Io so di muovermi benissimo solo all'interno del mio corpo, solo che voi non lo vedete, ma sono un grande ballerino, credetemi. Ho tempo, ritmo, ho gioia più di quanto immaginiate. Anche se appaio disarmato, sono forte e fiducioso, ma soprattutto sono sorridente. Ecco, io ai miei ragazzi, come a voi, vorrei trasmettere, per diventare un allenatore, un uomo migliore, che se ci riesce ad essere sorridente, William Boselli con il ballerino all'interno dell'albero, possiamo tutti diventare degli uomini e degli atleti migliori. Grazie. Perché ti porto un esempio classico. Torneo a 7, Bologna contro Cesena, di bambini di 9-10 anni, al Tassi. Da una parte di questa corda ci sono i genitori del Cesena e dall'altra ci sono i genitori del Bologna. Tu non puoi avere idea di quello che senti e delle offese che ci sono. E l'allenatore fa finta di niente. Torneo OFA, squadra di Roma contro squadra di Rovigo. Un papà romano dice: ah, Mattia, vai da solo, Mattia, vai. L'allenatore ferma il gioco: Mattia, scendi, e hai già capito perché scendi. Il bambino guarda il papà e dice: allora, state zitto. Purtroppo abbiamo una categoria di personaggi che sono i genitori che intravedono, investono nel loro bambino di 8 anni il futuro fuori classe del calcio. Ma per me il calcio è inutile. Cioè, io quando vado vedo solo delle persone che si fanno del male o praticamente sono alcuni che insegnano proprio ai ragazzi che quando si fanno un po' di male cadere per terra e far finta che stanno morendo. È per me una solidarietà. Ogni secondo li vedo lì che si fermano, che qualcuno si fa male, allora non è il calcio. Io volevo parlarvi nel ruolo di genitore. Nel senso che io a volte la penso una grande sfortuna, a volte la penso anche una cosa piacevole, come dovrebbe essere, no? Forse. Sono mamma di due giocatori, di due figli giocatori, giovani, ma che insomma stanno giocando. E sono reduce da una partita di domenica, il mio più grande ha più o meno la vostra età, in cui si giocavano le semifinali per accedere alla finale del campionato regionale. No, a calcio. E domenica, sapendo che poi avrei avuto anche questo incontro qua, no? E niente, sono andata a questa partita sapendo che quando arrivi alla fine comunque il gioco si fa duro, perché come diceva il mister, nessuno vuole, ci sta a perdere, ovviamente, no? Io cioè, pensate a voi, non so, cerco di fare questi progetti per insegnare la legalità sportiva, per, insomma, quindi io mi sedevo lì, vabbè, anche con queste idee, no? Questo progetto che mi passavano per la testa. Però è ovvio che il ruolo che quella domenica in me prevaleva era quello della mamma di Francesco, si chiama Francesco, della mamma di Francesco, benissimo. Ho visto scendere in campo queste due squadre, tutto andava bene, dopo 2 minuti ho visto un mister dire delle robe che secondo me non stavano in cielo né in terra, ok? E dall'altra parte una platea di genitori attaccati alla rete, soprattutto i babbi che dicevano delle robe tipo ammazza quel figlio di puttana, e in campo io ero dietro lì della rete perché proprio nella tribuna, cioè, mi veniva l'ansia con tutta sta roba, io ero dietro la rete del nostro portiere tutta la partita. Noi avevamo un ragazzino di colore, due ragazzini di colore,
E per tutta la partita questo ragazzino, negro di merda, si sentiva perché io ero a filo della rete, così. E poi veramente, come dici tu, cioè entrate da dietro, cioè sempre missione di colpi, ma veramente, finché davanti alla porta loro stavano per fare gol, il ragazzino di colore nostro ha mandato via la palla, l'altro ragazzino, la palla quindi era dall'altra parte, il nostro portiere si era buttato, il ragazzino ha cacciato un gran calcio in faccia al portiere, poi ha preso bellamente di qui il ragazzino di colore, ha mollato un cartone in faccia. È da soli. Lui è stato allora, l'arbitro ha visto, ha espulso il giocatore, ma intanto allora, questo qua si era preso un cartone in faccia, quell'altro aveva la faccia con i tacchetti, e in tutta ste roba, cioè i genitori, cioè, sembrava di essere a Colosseo. Cioè con i genitori che danno in mano. Penso che alla fine chi è in campo, penso che se la metta tutta è sempre, no? Però quando esci dal campo e tipo vedi tuo padre così che dice allora ci sono andato bene, lui ti dice tu ce l'hai messa tutta, la volta dopo cosa fai? Cioè fai ancora di più, sì. Però ancora di più è fare male a quello là che ti sta andando via, è entrare scorrettamente a questo, perché se le tue possibilità sono fino lì, ce l'hai messa tutta, comunque tuo padre non è ancora contento, fai qualcosa di più ancora. Nonostante pure dopo diventi scorretto, io lo vedo così poi. La finita 11 contro 10 abbiamo vinto noi, uno degli altri giocatori è partito contro un ospite, ha toccato il suo stomaco e poi è partita una rescia. Siamo partiti dal film, dalla visione del film, abbiamo avuto questo intermezzo, ora ritorniamo al film. In quella banda c'è una cosa interessante, non so se avete notato, che è una figura maschile. Suo fratello. Non è, guarda, è una figura esterna, però è molto. Nell'economia del film non viene messa molto in risalto, il però marito. È molto. Il poliziotto. È padre. Bravo. C'è un poliziotto dentro. Avete visto che c'è uno che ha i gradi. Quindi vuol dire che in quel tipo di banda, e rispetto a come si muovevano, loro erano sempre informati da un poliziotto che quando entrava con la banda in azione si metteva un giubbotto sopra, avete visto un giubbotto grigio, ma lui è un poliziotto, è un graduato della polizia. Quindi capite la complessità che ci sono in questi mondi. Con delle emorragie interne perché due altri ragazzini di 7 anni l'hanno picchiato, quindi 7 anni. E quindi secondo me si sta abbassando anche l'età in cui la gente sta diventando sempre più violenta, più che aggressiva. Ma poi solo perché aggressivo può essere un fatto verbale, però che uno ti scende e ti dà una coltellata per un parcheggio perché tu magari non hai visto che stava entrando lui nel parcheggio, secondo me quello è già grave. A noi due è capitato che eravamo in autobus, allora si parlava tra di noi. Scusa, so che a quest'ora siete stati importanti. Questo momento è... Il punto è che che si comincia a chiacchierare come due persone normali e si finisce per discutere a offendere, cioè, capito cosa intendo io? Le cose che avete visto sono vicine a voi, queste robe qua che avete visto? O sono lontane da voi? No, cioè, ormai non so cosa dire, cioè, è vicino perché scherzi, questa squadra qua l'ha proprio. E quindi? Farei anche botte, cioè, non so. Guarda, è già successo questa cosa. Cos'è successo? Dillo, come? No, che eravamo a Modena per la partita. È un derby sto qua. Dove è Modena? Modena. A Modena perché nel derby c'era pieno di gente. Modena. Ah sì, ho capito. E poi c'è la gente che ha cominciato a insultare la mia squadra. C'è mio cugino che si alza in piedi, che lui piange anche quando fanno gol. È pazzo. Poi il cazzo comincia a insultare. E poi là abbiamo chiuso. E poi al 90esimo abbiamo fatto gol, siamo stati tutti a urlare, si vedono le sedie partire, si spacca la sedia della sedia del mio cugino, spacca la famiglia. Dopo che abbiamo cominciato a fare un botto. Ma dove? A Modena. Ha detto la differenza tra aggressività e violenza. Perché secondo me l'aggressività è comunque qualcosa che si manifesta a parole, uno che magari agisce in maniera sbagliata. E invece la violenza è quando si concretizza, non so, un gesto, non lo so, un po' di confusione, però comunque mi sono ritrovato in quello che ho detto. C'è un altro aspetto che non emerge, è l'auto.
l'autoaggressività è un'aggressività che appunto è strisciante, che le persone non conoscono perché non è manifesta, e tutte le cose che non si vedono, no? Intanto non si sentono tanto, perché si vivono da soli, e sono cose che sono, rimangono dentro, e le cose che non si esprimono fuori, col tempo diventano delle cose che dentro fanno così, no? Mentre quella fuori fa così, quella dentro fa così, quella autoaggressività. Ci sono delle persone che si tagliano, lo sapete, no? Ci sono delle persone che si distruggono fisicamente, che non mancano. Bulimia, anoressia, più chi ne ha più ne mette. Sono forme di autoaggressività, capite quelle, no? Rispetto al proprio corpo, all'immagine che noi abbiamo del nostro corpo, tutte queste storie che andrebbero visitate anche, perché altrimenti non si capisce un po' come mai le persone poi rifiutano e si chiudono. Sono forme di autoaggressività. Prende la distanza dagli altri e lo voglio rimanere solo. Ma siccome noi, abbiamo detto, siamo diversi l'uno dall'altro, come reagiamo rispetto all'autoaggressività? C'è delle persone che reagiscono in una certa maniera, le persone hanno un altro stile di vita, le persone hanno una famiglia dietro, le persone non hanno una famiglia dietro ma hanno dei genitori che sono separati, un papà c'è solo e la mamma è un'altra, bla 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 bla, e noi che siamo quelli che le prendiamo queste cose, incameriamo queste mancanze, queste carenze. Allora si dice, beh, proprio a me, allora si può pensare, allora io sono più sfortunato degli altri. Allora vedete la testa come comincia a ragionare e non dice più faccio questo, dice io faccio questo. E mi lascio andare fisicamente, psichicamente e piano piano acquisisco un'autoaggressività che è peggiore perché non è gestibile dopo. Perché quella fa questo sul nostro organismo, lo distrugge. Mentre l'altro lo butta fuori e in qualche maniera, anche in maniera così cattiva e violenta, però viene fuori, no? Questa nostra ci autodistrugge. Io trovo che sia stata una giornata memorabile, molto intensa, ma siamo qua, siamo mica qui a smacchiare i giaguari. Non siamo venuti a pettinare le bambole, anche per le bambole, cioè, la siamo portati dietro. Il concetto è che comunque da questa cosa ognuno di voi prende quello che coglie, ok? Quindi nel tempo e nella tranquillità riorganizzate tutte le cose che avete sentito oggi. Quello che viene da dire, il discorso del gruppo, per esempio, è importante vedere che cosa succede quando le persone si mettono insieme e il gruppo diventa un pretesto per fare delle cose insieme, però che vanno in una direzione violenta. In realtà avete visto che la partita, il calcio in questo caso, è un pretesto per combattersi fra bande, in realtà. Quello che entra in questa banda è uno Yankee, un bianco. Qui siamo in Inghilterra. Pensate oggi, nella nostra realtà, quante persone, no? Di altre nazionalità, con altri colori della pelle, entro nella nostra realtà, nel gioco del calcio, credo che questo ci sia. Lì era un bianco, pensate, no? Che parlava inglese come parlavano quegli inglesi, che si capivano, però era considerato un Yankee prima, uno straniero, e non lo volevano. È possibile questo? La violenza può essere buona? O la violenza è solo cattiva? Altra domanda, alla fine c'è un incontro dove ci sono queste due bande che si scontrano, no? E lì viene da pensare e si vede anche una cosa che è molto pericolosa, che è l'etica della violenza. In fondo sono due mondi che si scontrano e c'è ovviamente lo spettatore, chi vede, tiene per un mondo rispetto all'altro. Però tenendo per quel mondo tiene per la violenza. E c'è una grande solitudine. Allora, la solitudine purtroppo riunisce persone, situazioni, ragazzi, anche le ragazze oggi, in contesti dove il gruppo diventa quello che pensa. Il gruppo non è quello che pensa, sono le nostre teste che devono pensare quando si forma un gruppo. Guai pensare con la testa solo di uno.
Io ho giocato 7 anni a Bologna, periodi belli dove nel calcio è vero, giocava Maradona, giocava Basta, giocava Gullit, giocava Zico, cioè sicuramente giocatori importanti. Io ho giocato contro Maradona una decina di partite e vi posso garantire che un giocatore leale così io non l'ho mai visto, perché un fenomeno. Io penso che lui sia ancora oggi superiore a Messi, perché Messi dovrà ancora dimostrare, o forse lo diventerà, non lo so, però sotto il profilo della realtà era un giocatore che tutti lo volevano di fianco. Lui ha sempre difeso i suoi compagni, in campo ha preso tanti calci, perché se lo dovevi fermare purtroppo qualche fallo lo dovevi fare, altrimenti non lo vedevi, però non l'ho mai visto una volta reagire. Lui è sempre stato quello che ha tenuto in piedi il gruppo, è sempre stato quello che nello spogliatoio ha sempre cercato, pur essendo un fenomeno, pur essendo un quello che poteva fregarsene, perché diceva io sono il più bravo, guadagno più soldi, non me ne frega niente. Invece lui e poi due suoi compagni, Bruno Giordano, che ha giocato in nazionale tanti anni a Lazio, ha giocato a Napoli con lui, Marco Baroni, Incocciati, ragazzi, Raldo Pecci, che hanno giocato con lui per 2-3 anni, sono venuti a giocare con me a Bologna dopo, e parlando